solito graficamente riportati sui diagrammi tramite queste curve di ISO livello. E giusto un'ultimissima cosa su questo punto che volevo accennare, anche perché l'obiettivo è sempre lo stesso, se li incontrate li riconoscete, il discorso è il solito, quello dell'utilizzo di acronimi in lingua inglese anche nella lingua che noi parliamo tutti i giorni, quando, non tutti i giorni, voglio dire, quando abbiamo a che fare con problemi di natura tecnica come, come quelli della scelta di una pompa. Appunto, andare a individuare questa zona di miglior rendimento, che abbiamo detto sarebbe un compito appunto dell'ingegnere scegliere la pompa, abbiamo detto, oltre ad accertarci che quella pompa che scegliamo per il nostro impianto faccia al caso nostro, possibilmente fra varie pompe che offrono la stessa possibilità, andare a scegliere quella tale che questo punto di funzionamento cada nella zona di massimo rendimento, di miglior rendimento. E questa zona, appunto, che di solito viene in qualche catalogo viene evidenziata, viene tratteggiata, dice guarda, se tu la metti a funzionare e proprio all'interno di questi margini di portata, quella pompa ti dà il meglio del rendimento. E quindi spesso il costruttore la evidenzia proprio per incentivare, per invogliare, diciamo, l'ingegnere un po' meno attento, che il bravo ingegnere lo sa da sé, non ha bisogno del suggerimento del catalogo, che deve fare questa operazione, come andare a posizionarlo. Appunto, io dico questa cosa, sui cataloghi in italiano trovate questa zona chiamata con l'acronimo inglese BEP, che sta semplicemente per Best Efficiency Point, che okay. L'obiettivo per cui ve lo dico è sempre il solito, la prima lezione l'ho detto, non è perché mi diverta più di tanto andare a queste cose, ma siccome sono entrati nel linguaggio comune, nei cataloghi o nei libri o nelle pubblicazioni scritte in italiano, questa zona non la trovate. Non trovate il punto di massimo rendimento, di miglior rendimento, ma lo trovate in inglese come BEP. Piccola parentesi, e chiudiamo questa sintesi su queste. Quindi, attenzione, chiaramente il primo requisito di soddisfare le esigenze dell'impianto, poi di stare lontani dal punto di massimo, poi il più possibile stare nella zona BEP, ok, come abbiamo detto, e chiaramente quarto, e però non ultimo, ma non come ordine di importanza, assolutamente una volta individuato questo punto, fare la verifica alla cavitazione. Quindi, come abbiamo visto, il costruttore vi presenterà anche una curva dell'andamento dell'NPSH R di quella pompa, quindi in corrispondenza della nostra portata nominale, e il costruttore vi dà il valore preciso dell'NPSHR, e voi questo lo dovete andare a confrontare con l'NPSHA che voi avrete calcolato, chiaramente, perché riguarda l'impianto e quindi nessuno ve lo può dare quel valore, soltanto chi ha disegnato l'impianto o quantomeno lo conosce in dettaglio può stimare l'NPSHA e lo va a confrontare con l'NPSHR fornito dal costruttore della pompa. Okay. E questo è un altri 10 minuti e almeno introduciamo il discorso, che c'è abbastanza familiare, come vi dicevo prima, perché l'abbiamo visto per i compressori, ovvero il discorso ok,
perché stavo dicendo che nella maggioranza dei casi, quando installate una pompa all'interno di un impianto, nella maggioranza dei casi questa che noi chiamiamo portata nominale è quella a cui si stima che la macchina debba funzionare per la maggior parte della sua vita media, però come dicevo è molto frequente il caso in cui l'impianto richieda una certa variazione di portata, e come avevamo detto variazione di portata nel 90% dei casi, 99% dei casi intende riduzione rispetto a questo valore che abbiamo chiamato nominale, e quindi diciamo è necessario avere dei sistemi che consentano questa variazione della portata. I sistemi tipici per le macchine centrifughe, per le macchine dinamiche, anche per quelle assiali evidentemente, quindi sono un po' diversi da quelli delle macchine volumetriche, tipo quello che abbiamo riportato col collega un attimo fa, però quello era relativo a un compressore, quindi il fluido trattato era un fluido comprimibile. Sostanzialmente tecniche sono sempre quelle di, se io voglio spostare il punto di funzionamento, basta guardare questo diagramma, e la prima cosa che mi viene in mente è che ho due possibilità: o sposto, faccio traslare la caratteristica interna della macchina, o vado ad alterare l'andamento della caratteristica e quindi intervengo sull'impianto. Queste sono le prime due cose che mi vengono in mente, e appunto andiamo con ordine, parliamo della regolazione per variazione della caratteristica esterna, e è una cosa appunto di cui abbiamo già parlato a proposito dei compressori. È un intervento molto semplice, pratico da realizzare, economico, che consente ampi margini di regolazione, e che consiste appunto nell'introdurre una valvola di strozzamento della portata sulla mandata della pompa. Attenzione, e qui rimarco, come vi ho detto, molte di queste cose le abbiamo dette già per i compressori, però come dicevo dobbiamo fare delle distinzioni abbastanza importanti nei due casi, e qui viene fuori la prima. Parlando del compressore, abbiamo visto come quella valvola che chiamavamo in quel caso di strozzamento o di laminazione la potevamo disporre ottenendo degli effetti leggermente diversi, tipicamente sulla mandata del compressore, ma in qualche caso poteva essere consigliabile laminare l'aspirazione del compressore. Ok, e lì parlavamo del compressore, quindi di una macchina che elabora un fluido aeriforme, un gas. Per le pompe assolutamente tassativo prevedere una regolazione di questo genere solo esclusivamente sulla mandata e mai sulla aspirazione. A questo punto possiamo ben chiarire come mai, perché che cosa fa la valvola di strozzamento in generale, quella appunto come regoliamo in generale la portata con questo sistema, dicevo, andando ad alterare la caratteristica esterna. In pratica, mano a mano che chiudiamo quella valvola, introduciamo delle perdite di carico concentrate ulteriori rispetto a quelle già presenti nel circuito e che sono appunto rappresentate dai segmenti che sono compresi fra la
caratteristica esterna e il valore della prevalenza utile, quindi corrispondenza della portata di progetto, tutte le perdite nel circuito sono rappresentate da questo trattino qui, che rappresenta tutte le perdite del nostro circuito relative alla portata Q segnata, tutte le perdite distribuite e concentrate. Quando andiamo a chiudere un po' quella valvola, non facciamo altro che introdurre ulteriori perdite concentrate, quindi a far traslare verso l'alto l'andamento di questa curva caratteristica esterna. Quindi, diciamo, con una certa chiusura di quella valvola, la nostra caratteristica esterna, se questa è quella tipica con la valvola tutta aperta, ok? Valvola tutta aperta e quindi funzionamento nominale. Sì, chiudendola un pochino e introducendo quindi queste perdite aggiuntive, otteniamo questo risultato, appunto, che le perdite sono diventate queste qui, H' per effetto delle maggiori perdite nel concentrate che possiamo visualizzare in questo trattino qui, ok, però il risultato è che appunto la portata diminuisce da Q segnato a Q con 1, ok, nel caso che l'utente richieda una portata minore. Se ne richiede una ancora più bassa, chiudiamo ulteriormente quella valvola, che significa introdurre ulteriori perdite concentrate, il punto di funzionamento si sposterà da A1, 2, ok? Diventa questo qui, e la portata Q con 2. Le perdite crescono sempre di più. La pompa si adatta, la sua caratteristica interna è questa, quindi la pompa dice: ok, a te ti serve più prevalenza, io te la do, però ti do una portata più piccola, ok? Che in questo caso è quello che l'utente sta chiedendo. Tornando al discorso della differenza con il compressore, quindi la necessità, l'obbligo di installare questa valvola esclusivamente sulla mandata e mai sull'aspirazione, è perché appunto se vado a inserire una valvola di questo genere, vado ad aumentare le perdite in aspirazione, immediatamente mi crolla l'NPSHA, cioè se io in corrispondenza del punto nominale di funzionamento avevo un NPSHA di un certo valore, ok, aumentando le perdite in aspirazione, per esempio qui ho un delta H, quindi significa che all'NPSA devo andare a sottrarre questo delta H in più che c'era rispetto delta HP, che vado a lo devo sottrarre pari pari all'NPSHA, ok? Vero è che l'NPSHR della pompa pure diminuisce un pochino perché diminuisce la portata, però diciamo, questa è una perdita proprio secca che ho sull'NPSHA e che appunto magari, se sono fortunato, se avevo scelto un margine di sicurezza ampio fra l'NPSHA disponibile e l'NPSH richiesto da quella pompa, nel senso che mi ero scelto un valore 1,4, 1,5, quindi mi ero mantenuto con un margine abbastanza ampio, può darsi che in questo primo punto ce la faccia ancora, però è chiaro che se vado per esempio a chiudere ulteriormente e quindi vado ad aggiungere, a sottrarre un altro termine sottrattivo, è chiaro che prima o poi questo NPSH scende al di sotto dell'NPSHR della pompa, quindi la cavitazione, cioè, per cui diciamo, è un rischio proprio, anche tra l'altro sarebbe difficile andare, non impossibile, ma insomma sarebbe un po' poco preciso, poco esatto un eventuale calcolo da avrei bisogno di anche un po' di strumentazione, verificare sperimentalmente
certe pressioni, e sarebbe quindi un po' difficile fare una verifica preventiva per capire quanto posso chiudere la valvola senza correre rischi di cavitazione. Onde evitare qualunque questo rischio, ecco che praticamente si insegna agli ingegneri che fanno queste cose di non montare mai, ma assolutamente mai, la valvola di strozzamento sulla aspirazione della pompa. Ma se voglio adottare questo sistema come sistema di regolazione della portata, sempre ed esclusivamente sulla mandata. Ok? Va bene, due minuti, poi vi lascio. Chiaramente, insomma, qui però il discorso l'avevamo già fatto parlando dei compressori, e quindi la cosa effettivamente si ripete, è una questione di tipo energetico, e vedete, insomma, salta agli occhi, l'abbiamo scritto qui, è un tipo di regolazione dissipativo, fortemente dissipativo, come potete vedere, perché diminuisce la portata, è vero, ma aumenta sensibilmente la prevalenza che la pompa deve erogare, e quindi, diciamo, la potenza che avevamo scritto anche un attimo fa, perché andiamo a riscrivere queste parti qui, dipende da come è fatta la pompa, ma in genere diciamo, potrebbe anche diminuire di molto poco, oppure potrebbe non diminuire affatto. È chiaro, perché in questi termini la portata diminuisce ma la prevalenza aumenta, e quindi caso per caso bisognerebbe andare a vedere, e dipende dal tipo di pompa. Adesso non c'è tempo, domani introdurremo un concetto che abbiamo già introdotto a proposito delle turbine, che si chiama numero di giri specifico. Perché? Perché a seconda di questo valore, di questo numero di giri specifico, ci sono delle pompe la cui potenza assorbita, data la curva caratteristica, diciamo, cresce per esempio con la portata, quindi diminuisce con Q anche se aumenta H. Sono quelle con un numero di giri specifico piccolo, lo vedremo con calma domani. Sono curve dove pompe dove questa curva fa così, oppure ci sono curve dove l'andamento è il contrario, è di questo tipo, e allora è chiaro che l'influenza del sistema di regolazione è chiaramente cambia a seconda di questa grandezza. Diciamo che fisicamente ci dobbiamo basare su questa forma. È chiaro che diciamo, io se dimezzo la portata, mi aspetterei un sistema di regolazione non dissipativo, mi aspetterei almeno di dimezzare la potenza assorbita, ok? Invece questa assolutamente non si dimezza, perché se dimezzo Q, H aumenta, ma diminuisce anche il rendimento, sicuramente, perché se, come stavo richiamando un attimo fa, abbiamo scherzato con il termine inglese eccetera, però se noi eravamo stati attenti a fare sì che questo punto cadesse all'interno di quella zona che abbiamo chiamato BEP, che significa della zona di massimo rendimento di quella pompa, è chiaro che facendo questa regolazione ce ne allontaniamo, e quindi quel rendimento diminuisce. Per cui nella nostra espressione della potenza abbiamo un solo termine, la portata Q che diminuisce, ma H aumenta, eta pure diminuisce, e quindi diciamo, mi farebbe aumentare la potenza assoluta, okay? O comunque non diminuire in maniera lineare con la diminuzione della portata. Questo è quello che volevo sottolineare. Diciamo, adesso sto un po' accelerando e non mi piace, quindi lo vedremo domani, però giusto per è chiaro che se io avessi un altro sistema, mi posso permettere di correre un attimo, perché ne abbiamo già parlato a proposito dei compressori.
cioè per esempio se io anziché intervenire sulla caratteristica esterna intervenissi sulla caratteristica interna, ecco, e quindi mi sposto in questo modo, è chiaro che, come vedete, c'è una dal punto di vista energetico c'è una grande differenza, perché con entrambi i sistemi io riuscirei ad ottenere sempre il passaggio dalla portata nominale Q segnato alla portata Q con 2, ok? Però nel caso di variazione della caratteristica interna ottenuta riducendo la velocità di rotazione della pompa N, sono tre curve per esempio ottenute con tre diverse velocità di rotazione, se per esempio io passo da Q segnato a Q con 2 per variazione della caratteristica interna, quindi ottengo sempre lo stesso risultato per l'utente, è chiaro che se vado in questa espressione troviamo una cosa molto diversa, cioè che la portata si è ridotta, ma si è ridotta anche la prevalenza fornita dalla pompa. Non diciamo nulla sul rendimento, che potrebbe essere cambiato, però potrebbe anche potrei anche avere delle curve di viso rendimento che fanno così, quindi in generale cambia e peggiora, in generale peggiora sicuramente, però diciamo potrebbe peggiorare di poco, di meno rispetto al caso precedente, e comunque diciamo la differenza maggiore sta sul numeratore, dove ho entrambi i fattori che vanno a diminuire, non vado ad aggiungere delle perdite aggiuntive, vado a sommare perdite aggiuntive che appunto mi fanno crescere la prevalenza totale che la pompa mi deve erogare in corrispondenza di una portata richiesta più piccola. Quindi dal punto di vista energetico è chiaro che non c'è paragone fra questo volevo un attimo abbiamo fatto una piccola accelerazione, ma ne riparliamo chiaramente domani con calma. Fatto bene ad accelerare, ne parliamo domani con calma, si sta qua, ne parliamo domani con calma, però ci tenevo un attimo a chiarire questo aspetto, che cosa intendevo con quando diciamo ho detto che la variazione della caratteristica esterna è un sistema pratico, un sistema semplice da realizzare, economico, ma fortemente dissipativo, insomma dal punto di vista energetico non è certamente non è il massimo. E da quell'altro invece sì, però presenta alcune problematiche, ce le parliamo tutte con calma domani mattina, tranquilli. Domande, dubbi al volo su questo? Cose che abbiamo detto.